giorni e alla chiusura di una stagione estiva davvero folgorante. Questa è la terrazza di San Benedetto e queste sono le immagini di Weekend e dintorni che rendicontano davvero un successo strepitoso che si sposterà nella stagione autunno-inverno, perché sta per prendere inizio il BB Discodine, ma non mi svelo oltre perché saranno tante le novità, ma la terrazza di San Benedetto comincia con Weekend e dintorni a girare per voi. Got a BFF, I wanna see that girl, it's all women invited. Hairdos and nails, that Louis Chanel all up in the party. Siamo al termine di una stagione di successi. Qual è stata la serata più bella di quest'estate? La più bella dell'estate è stata il 14 agosto. Abbiamo avuto ospite DJ Resident Onno, uno dei più grandi DJ di Ibiza. Come si passerà alla stagione autunno-inverno? Quindi abbiamo gettato le basi per una nuova stagione invernale al BB Disco Dinner, che sarà BB Subversion, che significa innovazione, rivoluzione. Sarà una veste nuova, e avremo DJ ospiti importanti dal punto di vista di musica deep house. Poi dopo avremo il ritorno di Marcello Fuentes. Lady BB è all'interno della terrazza, una stagione davvero folgorante per un'estate 2013 che ha visto la terrazza ai primi posti. Abbiamo avuto una bellissima stagione, soprattutto un pubblico che ci ha seguito da tutte le parti, dalle Marche, dall'Abruzzo, dalla Toscana. E devo dire, questo ci ha reso veramente grati e riconoscenti verso tutte queste persone che con i loro sorrisi, i loro sguardi ci hanno sempre dimostrato la felicità delle serate, del divertimento, e a loro abbiamo sempre regalato il massimo della nostra professionalità, della nostra cura verso i clienti, e soprattutto abbiamo creato molti eventi, abbiamo avuto molti personaggi. Ecco, è questo che io vorrei forse evidenziare, che la terrazza non è solo il locale di San Benedetto, io ritengo che sia il locale di tutti, il locale internazionale. Come si prevede invece l'autunno-inverno per la terrazza in fase di trasformazione? Allora, i nostri clienti ci chiedono tutti di andare subito in collina al BB. E noi lì non possiamo deluderli, anzi ancora di più, abbiamo fatto già una programmazione veramente degna della famiglia Jacoponi, e anche quest'anno ci saranno grandi grandi sorprese. Emiliano Ferracuti, una stagione che giunge al termine all'interno di una terrazza strepitosa. Sicuramente il successo della terrazza deriva da un lavoro costante, meticoloso, fatto con serietà da tantissime persone che collaborano tutti i giorni della settimana per rendere possibile il sabato e tutte le serate che abbiamo fatto, il mercoledì, il venerdì e l'aperitivo della domenica. La stagione sta volgendo al termine, la scalderemo grazie alla tanta gente che ci viene a trovare e poi si passa al BB Disco Dinner. Il BB Disco Dinner riparte il 5 ottobre con tantissime novità, ma abbiamo integrato personaggi molto importanti nel mondo della notte. Abbiamo una programmazione musicale di altissimo livello, per quanto mi riguarda una delle migliori in Italia. Abbiamo tanta gente che ci segue, che viene al BB, e quindi a noi non piace deludere la gente, ci piace farla divertire. Happy birthday Giulio. grazie mille. È stata una stagione molto molto bella, con l'attesa di una nuova esaltante stagione di nuovo al BB con la famiglia Jacoponi, soprattutto con tantissime novità, innesti nuovi, staff totalmente rinnovato e proposte nuove e molto molto interessanti. Keep funky. Keep funky. Now stop.
qualche piccola chicca per l'apertura del 5 ottobre all'interno del BB? Allora, nuovi innesti e un grande ritorno, il grande Marcelo Fuentes. Michele Merlonghi, allora, le persone che sono venute qui alla terrazza sono persone che comunque sanno quello che cercavano, perché non è uno chalet, non è una situazione free, è un locale vero e proprio. Chi è venuto alla terrazza? È ritornato alla terrazza, è piaciuto la terrazza, verrà al BB e troverà lo stesso tipo di accoglienza. Chiusura di stagione, siete venuti anche in altre volte? Siamo sempre venuti dall'apertura fino alla chiusura, sì. La terrazza è sempre il numero uno. All'interno della terrazza devo dire che gli animi si scaldano. Guarda, è una stagione stupenda, non mi sono mai divertito come quest'estate qui a San Metto del Tronto, e sono venuto tutti i sabati e anche il mercoledì, e perché è la discoteca più bella della Riviera in assoluto. Vi aspettiamo al BB per la stagione invernale 2014. L'apertura sabato 5 ottobre, vi aspettiamo, tornerà anche l'ambiente latinoamericano, poi sarà l'ambiente centrale Subversion e la sala per i più giovani, Young People. Metteteci alla prova, non vi deluderemo, ma soprattutto al BB con Weekend e dintorni, girate sempre. Giriamo. Gira. Gira. Not afraid to close my eyes. Si conclude la stagione estiva all'interno della terrazza di San Benedetto del Tronto, una stagione davvero di grandissimi successi, noi li abbiamo rendicontati, continueremo sempre a rendicontare i successi della famiglia Jacoponi, che non finisce qui perché continua all'interno del BB Disco Dinner, che vi invita tutti quanti il 5 di ottobre per la nuovissima apertura. E buonanotte a tutti, Weekend dintorni continua a girare per voi.